Ciao a tutti. Vedete qui di fianco a me i libri che ho letto questa settimana. Vorrei parlarvi dei libri che ho letto questa settimana, cari amici. Allora, innanzitutto comincerei da questo libro. Lo vedete bene? Lo vedete? È un libro di Andrea Zanzotto. Un libro della Mondadori, le poesie scelte di Andrea Zanzotto. Secondo me è un libro più famoso che bello. Uno perché ha tante pagine, 1700, e poi perché ci sono delle pagine che non si capisce proprio bene cosa vuole dire. Secondo me, magari dicono che è un poeta, ma potrebbe essere anche un po' tonto, non so. Comunque io ve lo consiglio lo stesso. Vedete voi se per caso non lo trovate più bello, ma insomma, a me non è che mi è piaciuto un granché, ecco, insomma. E poi vediamo un po'. Ecco, sì. Questo libro invece... è scritto bene, sono le pagine bianche, vedete, qua ci sono tutta una serie di indirizzi e poi di numeri che io trovo molto bello e molto interessante, intanto perché è organizzato bene, in ordine alfabetico, e poi le pagine, come vedete, sono di carta scorrevole. C'è un unico limite che adesso non ho qua gli occhiali, ma insomma, per quelli un po' di voi che magari sono un po' attempate come me, insomma, le parole sono scritte un po' in piccolo, ci vogliono gli occhiali per leggere, ecco. Però si sfoglia bene, vedete, le pagine sono anche tutte sciolte, leggere. C'è questo in forma bianca, ma poi ci sono anche le pagine gialle, ecco. Questo è già più interessante perché i colori, vedete, sono vari. Qui c'è il giallo, e poi qui c'è il verde e il bianco. Vedete, qui per esempio si legge bene Garalin, insomma, è utile di indicazioni, perché insomma, se voi cercate un'azienda, insomma, io l'ho letto tutto e vi assicuro che è una lettura interessante, ve lo consiglio caldamente. Poi non so, passerei a questo libro qua che ho letto anche in questa settimana. Kurt Palen, è la storia dell'opera nel mondo. Sì, vedete che bella copertina nera con la scritta gialla, e poi ecco, riassume i più grandi scrittori di opera, eccetera. Ci sono anche delle belle illustrazioni, ma purtroppo ha un piccolo inconveniente, che è scritto in tedesco. Però insomma, non spaventatevi, fate come me, che ho preso un manuale di tedesco e nel giro di una settimana sono riuscita a capire quasi tutto. Vedete, ci sono anche gli indici tematici, no? Mi, si, sol, mi, che vi permettono di capire e di orientarvi poi... non lo so, insomma, io l'ho letto in una sera, ma insomma, adesso magari se voi ci state anche due sere non importa, va benissimo lo stesso, insomma, no? Questo invece, Anna Karenina, è un libro che conosciamo tutti, no? È una storia piacevole. Sì, c'è una protagonista che deve affrontare la storia col suo principe azzurro, ha qualche problema, peccato però che le questioni non vengono bene approfondite, ma insomma si tratta di un grande amore, che poi però non viene descritto come un grande amore, ma insomma
E quando siete sulla fine c'è una grande suspense, insomma, e poi vedrete che tutto vi verrà svelato alla fine. Vabbè, insomma, ha un po' di pagine, però ve ne assicuro che la lettura ne vale la pena. E poi io questa settimana mi sono letta, ecco sì, il catalogo internazionale di arte, Bolaffi, dall'inizio alla fine, perché sicuramente ti dà ti apre una finestra sull'arte moderna e ti fa conoscere tutto quello che hanno prodotto. Beh, certo, non è come vederli dal vero, insomma, no? Dobbiamo capire che si tratta di un catalogo, ma insomma, vi assicuro che la lettura, porca miseria, quanto pesa questo libro, mamma mia, guardate, c'è una fatica di leggerlo a letto alla sera, mi sono dovuta far fare un leggero apposta. Ecco, questo è il libro, guardate qui, una pagina fondamentale del libro. Ma adesso lo mettiamo via perché insomma pesa, pesa. E poi cosa vi devo proporre? Ah, Jan Eisler, Il piacere è sacro. Qua sicuramente, cari amici, andate incontro a una lettura, non è proprio un libro, ed è un saggio che comunque si legge nel giro di un quarto d'ora. Ci sono 100 pagine di bibliografia e quindi, insomma, l'autrice, che in questo caso è un'autrice, e parla di come il mito del sesso come purificazione. Beh, insomma, il tema è quanto mai affascinante e quindi io lo consiglio caldamente, magari eviterai di farlo leggere ai bambini di 3 anni, che non si sa mai, insomma, magari potrebbero avere degli effetti strani quando leggono questo libro, ma sicuramente per i più grandicelli, diciamo così, che può essere già un libro che può andare bene. Poi cosa mi sono letta? Mi sono letto, ecco, la Cambridge è la storia del mondo moderno. È un libro fatto in qualche volume, ma non preoccupatevi, insomma, edito dalla Garzanti, vedete, e io questa settimana ho letto Le rivoluzioni d'America e di Francia 1963-1973 e vi assicuro che la lettura è stata assolutamente interessante, soprattutto per quello che riguarda la rivoluzione americana. E anche la rivoluzione francese che non conoscevo tanto bene, ma insomma qui ho avuto proprio delle informazioni. Intanto la rivoluzione francese mi pare di ricordare che è cominciata nel 1789 e poi ci deve essere stato anche uno che si chiamava Robespierre, insomma, e mi pare che hanno anche ghigliottinato un re, ma insomma, vedete, imparerete tutte queste cose quando avrete finito di leggere questo magnifico libro, che non ce n'è di meglio, e io ve lo consiglio caldamente. E poi vi consiglierei, per chi anche di voi è appassionata, non so, di letteratura, ecco, io leggerei, ho letto e vi consiglierei anche caldamente di Thomas Eliot, vedete, il libro è nuovo, è in 2 volumi e potrebbe essere una lettura molto interessante e stimolante. Le opere di Thomas Eliot tra il 1904 e il 1939. E poi si va a quelle dal 39 al 62. Eliot è un poeta, uno scrittore che è stato abbastanza importante. Sì, beh, insomma, no, non certo come Susanna Tamaro, ma insomma ha avuto un po' il suo rilievo perché ha influenzato un pochino tutta la cultura europea. Porco, e mi sono dimenticato di portare l'Ulisse di Joyce, anche quello l'ho letto stasettimana, ma adesso non sto qui ad annoiarvene, a farvene un riassunto, perché sì, l'ho letto, ma devo essere sincero con voi, insomma, qualcosa non sono riuscito a capire bene.